Buonasera, io sono Jacopo Liotti della Isgreen e oggi voglio parlarvi del nostro progetto Bioraffinerie. Noi siamo partiti da un problema, la gestione dello scarto organico, dove per scarto organico possiamo parlare di rifiuto organico, scarti agroindustriali, agrozootecnici, anche letame bovino, suino o comunque letami di animali di allevamento e infine fanghi di depurazione delle acque reflue. La gestione di questi scarti è un problema molto sentito e sarà sentito sempre di più nei prossimi anni, proprio perché vi è la produzione, se non correttamente gestiti, di grandi quantità di anidride carbonica in atmosfera. Qual è il nostro obiettivo? Collegato alla produzione degli scarti organici c'è il problema dell'aumento della popolazione mondiale. Questa crescita arriveremo entro il 2050 a circa 9 miliardi di persone. Questo problema, questo aumento della popolazione creerà nuove quantità di rifiuto che dovranno essere gestite. Il nostro obiettivo è quello di gestire queste grandi quantità di rifiuto organico con la mosca soldato. La mosca soldato è un insetto cosmopolita. È un saprofago ed eterotrofo. Ha un breve ciclo, è facile da allevare e noi vogliamo allevare la mosca soldato nutrendola con gli scarti organici. La larva in particolare è quella che svolge una funzione tecnologica. Perché? Perché la larva è colei che si nutre del rifiuto organico, quella che lo trasforma in tre cose. Lo trasforma in larva stessa, lo trasforma in vermicompost e produce anidride carbonica. L'anidride carbonica metabolica della larva viene utilizzata per produrre spirulina. Infatti, utilizzando gli scarti di produzione e dell'allevamento della mosca soldato, andiamo a produrre una spirulina completamente biologica e ad input zero. La spirulina che cos'è? È una microalga che, se utilizzata come alimento, diventa un superfood dalle grandi qualità nutraceutiche e anche farmaceutiche. Qual è il nostro obiettivo? Sinergizzare l'allevamento della mosca soldato e la produzione di spirulina. Ad oggi Isgreen ha brevettato la biocella per l'allevamento della mosca soldato e il fotobioreattore per l'allevamento della spirulina. Qual è il nostro obiettivo? È sinergizzare questi due brevetti, metterli a lavorare insieme e riuscire a abbattere le emissioni di CO2 in atmosfera, fermare la perdita di nutrienti, convertire il materiale organico, il rifiuto organico, in alimenti, concimi, compost e spirulina. Infine, questo progetto punta ad aiutare le piccole comunità locali ad affrancarsi dai grandi centri di smaltimento del rifiuto organico e quindi creare posti di lavoro locali, ridurre l'impatto ambientale del trasporto del rifiuto organico dal piccolo comune al grande centro di smaltimento. Qual è la nostra storia, la nostra roadmap? Noi siamo partiti nel 2016 con la prima idea di fotobioreattore, col quale siamo arrivati secondi alla Startup. Da allora ad oggi abbiamo vinto per 3 volte il Voucher Trade in Italia, siamo stati selezionati dall'ambasciata italiana a Tel Aviv per avere un confronto e cominciare un percorso di approfondimento e di industrializzazione dei nostri brevetti in Israele, che cominceremo nel 2022. Ad oggi noi cerchiamo dei partner, soprattutto piccoli comuni che hanno appunto la difficoltà di gestire il rifiuto organico, che spendono molti soldi del loro bilancio per la gestione del rifiuto organico, e aiutarli a creare posti di lavoro locale e entrare nel mondo delle biotecnologie, entrare nel mondo dell'economia circolare. Il nostro team è composto da 4 persone, siamo una startup innovativa, siamo tutti quanti professionisti di alto livello con lauree, master e anche PhD. E vi ringrazio per l'attenzione.